Ciao e benvenuto nel mio canale. In questo video ti parlerò di triadi. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e partiamo. Nel brano che hai appena ascoltato ho usato le triadi sopra ogni accordo. La progressione è questa: La minore, Re minore, Sol, Sol diesis diminuito, poi ancora La minore, Re minore, Sol e poi Fa. E in finale chiude su La minore. Nel primo accordo ho usato la triade di La minore, nella forma Mi, quindi, per poi andare a chiudere nella forma Re. Sul Re minore ho fatto questo giochino qua, terza minore, poi dal Do passo al Re, quindi Fa, Do, Re. Poi arriva il Sol, e qua mi aiuto con la quarta. E poi arpeggio di Sol diesis diminuito. Per tornare nuovamente sulla minore. Qua tra La minore e Re minore uso quasi sempre le stesse note, quindi uso La Mi sulla minore, che sono fondamentale quinta, La Fa sul Re minore, che sono quinta, il La del Re minore, e il Fa, che è la terza minore. Questo sulla minore e questo sul Re minore. Sul Sol, solito arpeggio, in forma La. Quindi questo, però suonato con dei salti. E chiudo sul Fa. Dove suono Fa, poi raddoppio il Fa, Do e La. E la chiusura, La minore, arpeggio anche qua di La minore con la nona, settima, quarta, terza. Come hai potuto vedere, la triade è uno strumento molto potente, perché riesco con poche note a descrivere l'accordo. Le note della triade sono le note che sono giuste per l'accordo e quindi è importante suonarle, anche se poi suoneremo altre note e quindi rendiamo il nostro fraseggio un po' più ricco utilizzando le note della scala, ma le note nelle quali dobbiamo fermarci principalmente sono appunto le note della triade. E quindi la triade è uno strumento molto potente per mappare il manico. Grazie alla triade riesco a trovare le note giuste per ogni accordo. Quindi partiamo ad esempio dal La minore, no? Come abbiamo fatto prima. Prendiamo un La minore e questo La minore io lo considero un po' in tutte quante le sue forme, no? Quindi penso al La minore in forma La in prima posizione, poi penso a quest'altro La minore qua, poi penso a questo e questo qua, e anche questo ad esempio, che è nella forma Re. E questo è un aiuto grandissimo per avere dei riferimenti su delle note sopra le quali devo fermarmi, sempre in relazione all'accordo. Quindi io so che sopra il La minore posso usare queste note qua, e è come se mi si accendessero dei puntini rossi, perché so che ho a disposizione appunto queste forme che contengono le note corrette. E questo vale per tutti quanti gli accordi. Thank you.
Facendo riferimento al mio precedente video sugli intervalli, ti lascio il link in descrizione, puoi riuscire a capire come trovare queste triadi partendo da una fondamentale, perché la triade è formata appunto da tre note, fondamentale, terza e quinta. La fondamentale dà il nome all'accordo, la terza ne determina il modo e la quinta, in relazione alla terza, definisce l'accordo aumentato o diminuito. Quindi partendo da una fondamentale, io so che gli intervalli che compongono l'accordo sono somme di intervalli di terza. Quindi prendiamo ad esempio il Do. Do, Mi, Sol è la triade del Do maggiore. Quindi so che rispetto al Do il mio intervallo di terza ce l'ho qua. Una volta trovata la terza, dalla terza trovo la quinta. Quindi, e questo lavoro posso farlo su tutto quanto il manico. Una volta trovata la triade maggiore, per trovare la triade minore è molto semplice perché basta che sposto la terza mezzo tono indietro. Quindi se questa era la triade maggiore, la terza da maggiore diventa minore. Triade maggiore, triade minore, triade maggiore, triade minore. Stessa cosa vale per la triade diminuita. Sposterò sia la terza mezzo tono indietro che la quinta mezzo tono indietro. Quindi triade maggiore, triade minore, triade diminuita. Triade maggiore, triade minore, triade diminuita. Triade maggiore, triade minore, triade diminuita. Per la triade aumentata facciamo lo stesso discorso. Sappiamo che la triade aumentata è formata da una fondamentale, terza maggiore e quinta aumentata. Quindi fondamentale, terza maggiore, quinta aumentata. Quindi triade maggiore, triade aumentata. Triade maggiore, triade aumentata. Triade maggiore, triade aumentata. La cosa interessante della triade aumentata è che è simmetrica. Ogni nota sta a due toni dalla precedente, quindi Do, Mi, Sol diesis. Se noi ci spostiamo dal Sol diesis di altri due toni, andiamo a finire al Si diesis, che nient'altro non è che il Do. E quindi ogni due toni la triade aumentata si ripete inalterata. Il consiglio che ti do per sviluppare la conoscenza delle triadi sul manico è di partire da un accordo fisso, che potrebbe essere un accordo maggiore o un accordo minore, e su quell'accordo provare e sviluppare tutte le forme delle triadi di quell'accordo che sono presenti nel manico. A quel punto ti accorgerai che all'inizio sarà tutto molto schematico, poi piano piano, iniziando a farci l'orecchio, riuscirai a trovare anche delle combinazioni melodiche che possono essere suonabili e interessanti in relazione all'accordo. Grazie per aver visto questo video, se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale, lascia un commento, fammi sapere cosa ne pensi. Alla prossima, ciao!